Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale dove vi parlo di social media, mindset e business online. Nelle ultime settimane mi sono arrivate davvero tantissime richieste per sapere quali sono gli strumenti e i programmi che io utilizzo per andare live. Ma attenzione, perché non è sufficiente schiacciare REC sul tuo smartphone o ON sul tuo computer per avere una trasmissione in diretta che si faccia ricordare. Se davvero vuoi conoscere tutti i suggerimenti e i segreti per trasformare una trasmissione in diretta in una live che tiene davvero incollato il tuo pubblico davanti al monitor, continua pure a guardare questo video. Suggerimenti che andrò a dare in questo video non sono relativi solo alla live, ma anche alla qualità di una registrazione video di qualsiasi tipo. La live è un video probabilmente anche un pochino più complicato perché, come dice il nome stesso, non ha la possibilità di essere registrata e quindi non ammette degli errori. Il mio suggerimento è quello infatti di partire da dei video registrati. Mano a mano che acquisisci molta più confidenza con la strumentazione, con il video, con il microfono e le luci e quant'altro, allora passa al livello successivo, affronta direttamente le live e sarai decisamente più sereno. Una trasmissione di tipo live è davvero molto impegnativa perché, come dice la parola stessa, è in diretta, è live e quindi non ammette la possibilità di errore. La preparazione quindi diventa fondamentale. Bisogna assolutamente essere preparati. E attenzione che quando parlo di live non intendo solo una diretta su Facebook che possa coinvolgere tutti i tuoi follower. Mi riferisco anche ai meeting online, alle riunioni, alle Skype call, alle telefonate tramite Zoom e tutti gli altri programmi che ho nominato in altri video come questi. Quali sono quindi i passi da seguire? Numero 1, la preparazione dell'ambiente. L'ambiente che andrai a scegliere per la tua live è davvero fondamentale. Deve essere un ambiente di tipo neutro, non deve contenere degli elementi di distrazione che possano distogliere l'attenzione del tuo interlocutore o della tua audience da te o dalla persona che sta parlando in quel momento. In questo momento ci troviamo tutti in condizioni un po' più difficoltose, ma questo non è un problema. Ognuno di noi ha all'interno della propria abitazione o dell'ambiente dove si trova ad affrontare la quarantena una zona che può sicuramente essere utilizzata come set. Fai delle prove esattamente con la stessa camera che utilizzerai poi per la live. Possa essere uno smartphone piuttosto che la webcam del tuo computer, prova ad inquadrare delle varie zone della tua casa piuttosto che del tuo ufficio per capire qual è la zona più adatta. Controlla bene l'inquadratura, fai attenzione che al di là di quello che inquadri della tua posizione non ci siano troppi elementi che possano distrarre. Attenzione che lo sfondo sia piuttosto neutro o comunque di un colore che non dia fastidio. Controlla che non ci siano dei cavi penzolanti, degli oggetti fuori posto, tutto ciò che possa davvero distrarre l'attenzione. Numero 2. Oltre all'ambiente, fai molta attenzione anche alla luce. Se non hai a disposizione delle luci di tipo artificiale, delle softbox piuttosto che delle illuminazioni LED e devi utilizzare solo l'illuminazione che già possiedi, attenzione a dove ti posizioni. La luce naturale, quella che entra naturalmente dalle finestre, va benissimo. La luce non deve essere alle tue spalle perché questo provocherebbe un chiaroscuro molto fastidioso e tu saresti in una posizione completamente di ombra e nemmeno di fronte a te, perché questo ti costringerebbe ad avere uno sguardo corrucciato che trasforma la tua espressione in una espressione di fastidio che viene percepita da chi ti guarda. La posizione della luce deve essere circa a 45 gradi rispetto a te, quindi se hai la possibilità di utilizzare una finestra mettiti più o meno a 45 gradi rispetto alla luce che ne entra. Se pensi di registrare il tuo video a cavallo del tramonto, fai molta più attenzione alla luce e cerca sicuramente di avere una luce in più, una luce artificiale. Questo per rendere più uniforme l'illuminazione durante tutto il tuo video. Numero 3.
l'audio, il sonoro. Se un video, anche di una qualità non eccelsa, può essere comunque accettabile, un audio pessimo impedisce all'ascoltatore di seguire quello che stai dicendo. Molto meglio avere un ottimo audio con una qualità video un pochino più bassa piuttosto che il contrario. Quindi ricordati di utilizzare sempre un microfono. Se non hai un microfono di tipo professionale, e va benissimo anche un tipo lavalier come quello che sto utilizzando io in questo momento, questa tipologia di microfono lo trovi anche attraverso Amazon e costa da 10 euro in su, ce ne sono di una qualità e una quantità davvero infinita, vanno benissimo le cuffie, gli auricolari, vanno benissimo anche le AirPods che hanno una qualità leggermente più alta e anche tutti gli altri microfoni che non necessitano di un cavo. Attenzione nel caso in cui utilizzi un sistema di tipo wireless a non avere delle interferenze con altre fonti radio. Fai sempre prima delle prove, sia per quanto riguarda il video che per quanto riguarda l'audio, a maggior ragione se si tratta di una diretta. Questo vuol dire che prima di effettuare il video o di registrare il video, controlla tutto il tuo settaggio. Registra, controlla l'inquadratura, controlla la luce e controlla l'audio. Se tutto è perfetto, allora puoi iniziare la tua registrazione piuttosto che la tua live. Numero 4. La preparazione. La preparazione degli argomenti, di quello di cui vuoi parlare, è fondamentale, soprattutto se sei alle prime riprese video, se sei alle prime live. Ricordati che dietro l'obiettivo ci saranno delle persone, anche se tu non le potrai vedere, ma interagiranno con te. Prepara sempre gli argomenti di cui vuoi parlare. Questo ti impedirà di perdere il filo del discorso e soprattutto di non confonderti o non aggiungere ulteriori argomenti a quello che vuoi affrontare. Io di solito utilizzo le bacheche di Trello per scrivermi una scaletta. Non vado a scrivere tutto quello di cui parlerò, ma preparo una checklist dei punti che voglio assolutamente toccare. Se ho effettuato delle ricerche, vado anche a scrivere quali sono le fonti da cui ho preso le informazioni e i dati. Se ti interessa capire qual è tutto il processo che io seguo per la preparazione dei video, ti consiglio di andare a guardare questo video qui, dove ho spiegato tutto il processo che utilizzo nel configurare Trello per tutti i video che vado a registrare. E adesso siamo arrivati alla registrazione del video piuttosto che alla live vera e propria. Attenzione alla tua postura, attenzione ai gesti, attenzione alle mani, attenzione alla respirazione. La postura è davvero importante, evita di stare con le spalle in avanti, la testa verso il basso, soprattutto se stai parlando con un altro interlocutore. Quello che succede molto spesso è che, siccome abbiamo il nostro computer con la webcam a questa altezza, il nostro sguardo va verso il basso. Dall'altra parte, quello che succede, quello che stai verificando tu in questo momento, che io non guardo più in camera ma sto guardando il mio monitor. Se io riesco invece a sollevare lo sguardo e a guardare direttamente il mio obiettivo, sembra che io stia guardando direttamente te, e questo sicuramente cambia. Mantieni lo sguardo direttamente nell'obiettivo o cerca di farlo il più a lungo possibile. Utilizza per la tua postura una seduta anche magari un pochino scomoda, in modo da non lasciarti andare verso il basso. Rimani sempre in questa posizione. Questo ti fa sembrare decisamente più autorevole e sicuro di te. Cerca di evitare di toccarti il volto, di toccarti il naso, di grattarti, per quanto mi riguarda, magari lo spostamento dei capelli, toccare gli orecchini. Io in questo momento non ce li ho, ma questi sono tutti gesti che distraggono l'attenzione e soprattutto dall'argomento che stai trattando. Alcuni dei gesti che ho appena nominato fanno percepire anche insicurezza o minor forza al tuo dialogo. Evita tutti questi atteggiamenti, studia e approfondisci, se ti interessa, il linguaggio del tuo corpo, il linguaggio non verbale, e vedrai che anche la tua comunicazione diventerà sempre più efficace. La respirazione è fondamentale, anche se l'ho messa per ultimo e dovrebbe essere invece al primo posto. Riuscire a mantenere una respirazione regolare e tranquilla ti aiuterà anche a gestire tutto il resto della comunicazione.
La respirazione dovrebbe essere di tipo diaframmatico, cioè con una postura ben equilibrata, utilizza solo il diaframma per respirare e controlla la frequenza della tua respirazione. Se sono i primi video, se sono le prime volte che vai in live, probabilmente ti verrà quasi naturale andare un pochino in apnea. Questo si trasforma in un rossore della tua faccia, in un fiato un pochino più corto e dall'altra parte quello che si percepirà sarà una certa insicurezza. Ritrova il tuo equilibrio, ritrova la tua respirazione, controlla il ritmo della respirazione. Fai sicuramente delle prove prima e vedrai che sarà decisamente più facile. Bene, e con questo direi che ho concluso il video di oggi e ho condiviso con te tutto ciò che io ho imparato durante tutto questo mio percorso. Se vai a vedere infatti i miei primi video e mi piace lasciarli sul canale, sono decisamente diversi da questi ultimi. Io più o meno faccio una o due live a settimana, in più la registrazione di questi video sul canale YouTube. E con quest'ultimo suggerimento abbiamo concluso per il video di oggi. Tutti i suggerimenti che ho condiviso fino a questo momento sono il frutto di quello che ho imparato durante questi ultimi anni. Ho lasciato su questo canale anche i primi video che ho registrato, effettivamente un po' se vado a rivederli mi vergogno, ma mi piace lasciarli per farvi vedere come effettivamente continuare a provare ci permette di migliorare sempre di più. Se l'argomento video ti interessa, mi raccomando, ricordati di iscriverti al canale e anche di cliccare sulla campanella per non perderti il prossimo video, dove andrò a parlare di interviste. Ricordati anche di guardare i video che ho già registrato su questo canale e che riguardano tutto l'aspetto tecnico e li puoi trovare qui sopra. E buon video a tutti, ci vediamo la prossima volta. Ciao!